A Santa Monica di Misano si sfidano due squadre con stati d'umore opposti. 6 punti ottenuti dai padroni di casa contro i 4 degli ospiti. In casa Bellaria preoccupa il tonfo interno rimediato col Pietracuta, mentre dall'altra parte Bucci e Company sperano di ripetere quanto di buono fatto vedere nella precedente stagione. Ma occhio però, l'effetto sorpresa non conta più per una realtà concreta. Gli ospiti, desiderosi del riscatto, partono forte. Direttamente a calcio piazzato Sacchi è costretto a smanacciare. A Galassi però non riesce il tapis vincente. Il Misano risponde con i cross di Imola a cercare la testa di Stella, che deposita il pallone sopra la traversa. Più preciso il colpo di testa di Urbinati, che diviene una comoda parata per Forastieri. Lo stesso numero 7 si ripete, bravo questa volta nell'anticipo, con la sfera che si accomoda lentamente fuori dalla porta difesa da Forastieri. L'asse Politi Stella produce questo colpo di testa su quale Forastieri si dimostra superlativo. Squadre bloccate sullo 0-0. Sacchi dall'altro lato non vuole essere da meno del collega. Sventa così il colpo di testa di Fusi, arrivato da una battuta di un corner. Il finale di prima frazione riserva questo assolo di Serafini, terminato tra i guantoni di Forastieri. Nella ripresa la situazione si sblocca, ma prima si ricomincia dagli stessi protagonisti di chiusura di tempo. Serafini, da posizione defilata, impegna a terra Forastieri. Lo stesso Serafini apre per il compagno pari, la cui conclusione si spegne di poco alla sinistra di Forastieri. Ma pressa e ripressa, tenta e ritenta, prima o poi arriva il famoso slogan con la scritta "hai vinto". Serafini combina con il nuovo entrato Benedetti, che in area di rigore penetra senza difficoltà, liquidando la pratica Forastieri. 1-0 per la Vis Misano, primo piano meritato per i protagonisti anche della panchina. La Vis Misano sfiora la nuova marcatura con un tiro a giro di Urbinati terminato sul fondo. Il Bellari invece si rivede con questo tiro di Paganelli bloccato da Sacchi. Ma proprio Paganelli dà la scossa per il pareggio. Il suo tentativo a pallombella per poco non inganna Sacchi, che è chiamato agli estremi sul conseguente calcio d'angolo che porta a colpo di testa di Fusi. Politi dalla distanza invece ci prova direttamente a calcio piazzato. Forastieri risponde in corner, ma il Bellaria rimane in partita. La gara è piacevole, con azioni da una parte e dall'altra, e da una di queste nasce la battuta da fuori area di Loi, entrato a qualche minuto con una netta deviazione che porta al pareggio ospite. 1-1 e ristabilita la parità in campo. E quando su questo tiro cross a vivo non riesce quel tocchetto che avrebbe ingannato Sacchi, si capisce quanto sia ancora viva questa partita nonostante siamo alle battute finali, con lo stesso Vivo che, prendendo spunto dal suo cognome, impegna Sacchi. L'ultima azione di marca locale con un tocco sotto misura che si conclude a lato. 1-1 in finale. Vis e Bellaria si equivalgono, oltre che nel risultato, anche a livello di forza in campo, pari a nostro avviso giusto.